E levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima. In strada il 12 dicembre ci stiamo movimentando, come io personalmente sono delegato del gruppo Sindia di ENI. Ci stiamo mobilitando in questi giorni per avere il maggior consenso, il maggior appoggio dei lavoratori. Dobbiamo far vedere che siamo incavolati, che siamo stanchi di queste politiche contro i lavoratori dipendenti, perché questo è un attacco al mondo dei lavoratori dipendenti. Invito tutti quanti i lavoratori a scendere in strada e manifestare contro questa politica di questo governo che non ci sta sicuramente favorendo, insomma. Io dal 7 di dicembre sono in mobilità, per cui mi tolgono anche il posto di lavoro. Sciopero per cercare di controbattere questo governo, questa situazione. Così non siamo più in grado di vivere, no, di mantenere una famiglia, i figli, tutto quanto. Ecco, questa dico, penso sia la cosa più corretta e più giusta per poter andare in piazza a poter fare una protesta, insomma, penso sia il minimo. Staremo in piedi e resterò al tuo fianco fino a che... I lavoratori, se uniti, sono una forza. E quindi con questo sciopero indetto dalla CGIL che si sta mobilitando da mesi contro gli attacchi sul mondo del lavoro, è indispensabile appunto essere in tanti. È indispensabile essere in tanti non solo in Italia, e direi arrivare ad avere una mobilitazione anche europea, perché in tutta Europa il mondo del lavoro è sotto attacco. La potenza Europa deve reggere la concorrenza alle altre potenze di stazza continentali come Cina, India, Brasile, Stati Uniti e quant'altro, e pertanto per fare questo, per reggere questa concorrenza, attaccano il lavoro, i lavoratori, le normative, i salari. Sperare per te io mi rialzerò. Non è uno sciopero qualunque, o non è uno sciopero che finirà il 12. Dovremo riuscire a fare massa critica, dovremo riuscire a far capire che siamo veramente arrivati ad un punto limite per i quali noi non siamo più disposti a mollare un centimetro. Perché farai sciopero il 12 di dicembre? Perché il lavoro è un diritto e non è un dovere, come dice qualcuno. Perché ci sia finalmente una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Perché ci sia una lotta all'evasione, alla corruzione e agli sprechi. Perché ci siano delle politiche serie per il lavoro e perché ci sia finalmente una tutela per tutti quei lavoratori ingiustamente licenziati. Ecco, io il 12 dicembre sarò in piazza a protestare, a scioperare. E tu? Il mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non te ne